Zanzanti e Ortolani sono i due allenatori opposti campioni d'Italia, quindi non hanno sicuramente bisogno di presentazione. Siamo molto contenti di essere riusciti a portare il Conegliano, non solamente per le loro caratteristiche tecniche, ma anche per le loro caratteristiche umane. Sono due persone che sanno molto creare gruppo, creare alchimia, e siamo sicuri di aver fatto la scelta migliore per l'Imoco 2015-2016. Adesso, nei prossimi giorni, ci saranno le conferme e non, o i nuovi acquisti comunque, ma si vede già una buona squadra. Sì, stiamo ancora continuando le trattative perché non è facile quest'anno. Io credo che noi disputeremo il campionato più difficile della nostra breve storia, perché tante squadre si stanno rinforzando, tante squadre dispongono di un budget molto superiore rispetto all'anno scorso, quindi anche nel fare mercato abbiamo tanta difficoltà perché c'è molta competizione e ci sono molte offerte a rialzo. Speriamo di riuscire a completare la squadra che abbiamo in testa, che sarà sicuramente un'ottima squadra per disputare un campionato italiano il prossimo anno. Io e Serena vogliamo fare in modo che i due piatti, quello della famiglia e quello dell'ambizione, rimangano il più possibile in equilibrio, perché sappiamo che comunque se un piatto viene privilegiato poi l'altro crea un prezzo troppo grande da pagare, e Conegliano in questo era la migliore scelta perché loro hanno sposato i nostri valori e noi le ambizioni di Conegliano. Ed era veramente, cioè, ho usato la parola figata con i ragazzi, no? giocare al Palaverde, e pensare adesso di avere quel pubblico dalla tua parte, devo dire che è esaltante. Dal giorno dopo, da quando è finito il festeggiamento per lo scudetto di Casalmaggiore, abbiamo, credo, chiuso le porte di quella casa, e nella nostra testa se ne è aperta subito un'altra, pensando a quello che ci aspetta e quello che vogliamo fare, con la stessa voglia che avevamo l'anno scorso, quella di tornare a vincere. Beh, io penso che quest'anno sarà una bella stagione, perché ci saranno sicuramente difficoltà come ogni anno, cioè, tanto il campionato è lungo e poi tanto sono i playoff quelli che fanno la differenza. Ci toglieremo delle belle soddisfazioni, sono convinta.